Italiani ed irlandesi hanno molte cose in comune, dalla religione all'emigrazione in America ai fish and chips. Questo è l'inizio del grande vialone centrale della città di Dublino che si chiama O'Connell Street. Questa via negli anni 60 era in mano a tanti italiani che possedevano fish and chips. Pesce e patate sono il piatto nazionale dei vicini inglesi, ma qui a Dublino i fish and chips sono arrivati per mano degli italiani alla fine dell'Ottocento. La mia famiglia viene dalla zona di Frosinone in cui praticamente veniamo quasi tutti, che è Casalattico. Io sono nato qui, però sono cresciuto in Italia. Sono tornato qui 22 anni fa. Nel frattempo ho fatto anche altre cose, tipo avevo una showroom di ceramiche sanitaria e poi sono tornato nel fish and chips quando purtroppo il boom dell'edilizia è finito. Si lavorava la sera e il weekend, quando la gente normale è fuori a divertirsi oppure a casa. Da noi si lavorava dalla mattina alla sera appena appena per mangiare. Per i nostri non è cambiato niente venire da lì a qui, però almeno si vedevano i frutti. E se gli italiani hanno il monopolio dei fish and chips, il quartiere italiano di Dublino è invece nato da un'idea di un irlandese con la passione per il bel paese. E questo è il cosiddetto quartiere italiano a Dublino. È nato circa 15 anni fa. In una parete laterale c'è un grande affresco che rappresenta l'ultima cena con personaggi viventi, locali. E siccome questo costruttore di nome Wallace è un appassionato del calcio italiano, ha voluto che venisse scritto in un angolo di questo pannello Forza Juve. Nonostante l'Irlanda sia circondata dal mare, prima dell'arrivo degli italiani il pesce era un alimento quasi sconosciuto. Hanno una grossa produzione di bovini e di ovini. I piatti tradizionali sono piuttosto di carne che non di pesce. Però invece il pesce fritto così è una cosa che ha attecchito. La pastella. Primo ad aprire un fish and chip è stato un certo Gino Cervi, 130 anni fa. Praticamente il tragitto è stato degli emigranti dalla mia zona, diciamo Francia, Belgio, Inghilterra, Scozia, Nord Irlanda e poi sono venuti giù in Irlanda. Mia nonna era nata in Scozia. Poi qui, siccome lavoro ce n'era, era un lavoro che gli altri non volevano fare, si sono cominciati a portare dietro tutta la parentela, poi amici, poi gente dei paesi dintorni. E quindi si è allargata la cosa. Fino a 20 anni fa, cioè l'italiano era conosciuto per il fish and chips, punto. Molto spesso mi hanno chiesto, ma come sono i fish and chips in Italia? Ormai facciamo parte della comunità, anche perché negli ultimi 10-15 anni sono arrivati tante altre comunità dall'est europeo. Noi che magari fino a 20 anni fa eravamo visti come stranieri, adesso bene o male facciamo parte, siamo più irlandesi che stranieri. Oggi frittata con le salsicce, insalata. Insegno francese a ragazzi dall'età di 12 anni fino a 18 anni. Il popolo italiano è stimato. Siamo gente comunque che ha sempre lavorato onestamente, avendo anche le stesse radici. Siamo prevalentemente un popolo di cattolici, quindi ci siamo inseriti bene. Andiamo fuori. È pronto.